Grazie ai giornalisti che vanno avanti e non si piegano neanche di fronte ai diktat o alle minacce del presidente, dell'ex presidente del Consiglio che vuole bloccare la libera informazione. Poi siamo noi contro la libera informazione. Noi siamo contro gli editori impuri, perché questo è il problema grande di questo paese. Gli editori impuri, e oggi ce n'è un altro, Pessina, uno che entra lì per farsi gli affari suoi. Magari, ripeto, legalmente, ma il problema è un problema politico enorme. E concludo. Aveva ragione Poletti, soltanto doveva essere più coraggioso da dire la verità fino alla fine. Qua puoi, sì, puoi ottenere lavoro se giochi a calcetto, ma solo se giochi a calcetto con qualcuno che è del Partito Democratico. Noi riteniamo che non ci sia la giusta attenzione a questo, che è solo un collaterale del caso Consip. Noi abbiamo visto televisioni e stampa piene di notizie di copertura e questa notizia continua a rimanere sotto traccia. Siamo sempre nello stesso giro, ma lo stesso giro, al di là delle persone, possono pure cambiare le persone, non cambia niente, perché è il sistema culturale illegale che vige in una parte del nostro paese, che gli amici degli amici devono guadagnare, avere gli appalti e possono essere più forti perché conoscenti di Renzi o del potente di turno, a discapito di tutti gli altri imprenditori onesti. E quando parliamo di trasparenza, di cambio culturale, parliamo proprio di questo: l'accessibilità alle risorse pubbliche da parte di tutti, l'accessibilità ai bandi veramente per merito e da parte di tutti, non con l'ennesimo accordo al ribasso per far entrare gli amici degli amici. Oggi io voglio dire ai circoli del PD, al netto delle tessere fantasma, voi ce lo state rimandando indietro come segretario del PD e forse candidato premier. Ma noi come italiani ve lo rimanderemo indietro alle prossime elezioni politiche. Si continua a considerare l'immigrazione come se fosse un'emergenza. Ci siamo svegliati stamattina e ci siamo trovati una marea di migranti sulle coste, ma non è così. Un decreto emergenziale oggi non serve. Serve una riforma globale della normativa immigrazione e del regolamento UE 604 del 2013, meglio noto come regolamento Dublino. Cosa si è deciso di fare? Di legittimare gli hotspot, senza dare indicazioni su quale sarà il funzionamento di questi nuovi centri. Eppure degli esempi già ci sono stati elencati ieri e non funzionano. Alla fine svolgono sia le funzioni di centro di prima accoglienza che di seconda accoglienza, perché mancano i posti nei centri di seconda accoglienza e perché non funziona la politica dei ricollocamenti. Forse questo è il vero grosso problema nodale, che comunque con questo provvedimento non si va a risolvere. Si creano degli altri centri, si cambia nome ma la sostanza rimane uguale identica. Eppure sono incostituzionali e inefficaci e si dà una distinzione arbitraria tra chi è meritevole di presentare la domanda di protezione internazionale e chi invece deve considerarsi un migrante economico. Ma che cos'è un migrante economico? Nel decreto non lo si dice, è stato detto dalla sinistra che questo provvedimento è troppo di destra, dalla destra che questo provvedimento è eccessivamente di sinistra, è semplicemente un provvedimento completamente inefficace. Questo governo sta mostrando la sua totale incapacità ad affrontare questo tipo di fenomeni e per l'ennesima volta dà una risposta sbagliata a un problema reale. Grazie. Grazie a lei. È scritta a parlare. L'impressione che si ha è che per i potenti della terra non siano un problema i dittatori in sé. Al contrario, i dittatori diventano un problema quando smettono di avallare i progetti delle imprese petrolifere. Perché fino a che sono disposti a fare affari con le più grandi imprese della terra, li definite uomini forti necessari alla stabilità di qualche paese complicato. Ebbene, per noi i dittatori sono sempre dittatori. Ma è diritto, anzi dovere, di quei popoli stessi destituirli, non delle bombe straniere. Altrimenti le condizioni che si creano sono ancora peggiori. Navi da guerra russe o americane scorrazzano nel Mediterraneo. Il nostro mare. Vi sta bene tutto questo? A noi no. Oggi la NATO, alleanza nata a scopo difensivo, che si è trasformata in uno strumento di aggressione, evidentemente a voi sta bene, a noi no. L'Italia è un piccolo ma grande paese, ministro Alfano, e dovrebbe giocare, anzi può giocare, un ruolo decisivo nella difficilissima costruzione alla pace e del disarmo globale. Possiamo essere un ponte con la parte est del globo, ma ci avete voi trasformati in un muro, limitando le nostre potenzialità interne, sia sul piano produttivo che economico e politico. L'Italia deve mantenere solide relazioni con gli Stati Uniti d'America.
America. Se possibile aumentarne di qualità e quantità, ma essere alleati non significa essere sudditi. Abbiamo appreso da fonti di stampa che il governo, nella persona del ministro dell'Economia e Finanza, Piercarlo Padoan, non avrebbe intenzione di utilizzare tutte le risorse, ammontanti a 400 milioni di euro, stanziate nella legge di stabilità 2017 e destinate per legge alla conversione dei posti da organico di fatto in organico di diritto. Per il Movimento 5 Stelle è fondamentale procedere immediatamente alle nuove assunzioni in base alle esigenze effettive delle scuole per consentire un avvio del prossimo anno scolastico meno traumatico rispetto a quello dell'anno in corso. Le chiediamo quindi di scongiurare realmente che i buoni propositi restino lettera morta e finiscano nel novero degli slogan utili solo a quella facile propaganda di cui oramai francamente il mondo della scuola è veramente stanco. Grazie. A fronte di 4.200 agenzie private per il lavoro. La maggior parte delle agenzie private non hanno alcun fine se non lucrare sulle disgrazie di molte persone in cerca di lavoro. Perché? Perché per ogni contratto che riescono a piazzare hanno un loro introito e quindi non hanno nessuna convenienza nel trovare un lavoro stabile. E questa è un'altra struttura del sistema che va assolutamente eliminato. E quindi abbiamo un potenziale incredibile. Noi, nella nostra proposta del reddito di cittadinanza, abbiamo dedicato un capitolo intero sulla riorganizzazione dei centri per l'impiego. Il Movimento 5 Stelle esprimerà voto di assoluta contrarietà. Noi dovremmo, ministro, operare per esempio delle rivoluzioni urbanistiche, per cui le periferie non dovrebbero più essere periferie ghetto. Certi fenomeni di marginalizzazione e di degrado si combattono soprattutto investendo nelle politiche dei servizi sociali. Politiche che da troppo tempo coloro che gestiscono gli enti locali e in particolar modo i sindaci si vedono obbligati anno dopo anno a riconsiderare, ridurre. Una politica intelligente, una politica lungimirante, e poi non sta a me appioppare categorie destra, centro, sinistra, una politica che voglia al centro del dibattito il cittadino, soprattutto quello più debole, non deve far altro che investire in cultura, in istruzione, in prevenzione del degrado. Finalmente in Parlamento si è parlato di un tema importantissimo per tutti noi, il tema delle liste d'attesa per prenotare gli esami e le visite specialistiche presso le strutture sanitarie pubbliche. Siamo intervenuti quindi con una serie di misure che sono state approvate. Ve ne dico solo alcune che sono particolarmente importanti. Innanzitutto abbiamo chiesto che sia totalmente tracciabile e informatizzato il processo di prenotazione della visita medica e del pagamento che facciamo quando andiamo dal libero professionista che in intramenia esercita la sua attività. Abbiamo anche chiesto di fare aumentare alle aziende sanitarie i tempi di offerta, cioè i tempi in cui noi possiamo andare a fare le visite, quindi farle anche in ore serali oppure nei giorni feriali. E un'altra misura importante che abbiamo chiesto è quella di poter garantire al cittadino comunque l'espletamento della visita anche in intramenia, però pagando solo il ticket, quindi non la prestazione integrale. Ed infine una cosa che renderebbe la vita più semplici di tutti noi, anche la possibilità di prenotare le visite direttamente dal web. Abbiamo ottenuto una grande vittoria a 5 Stelle. Nel codice degli appalti è stata inserita la nostra proposta di premiare le aziende che usano beni e prodotti da filiera corta e a chilometro zero. Nelle gare d'appalto per lavori, forniture e servizi, quindi per tutte le tipologie delle gare d'appalto, ci saranno criteri preferenziali a favore delle aziende del territorio che utilizzano bene i prodotti locali, dal legno ai mattoni, dal software ai prodotti agricoli, dalla carta ai chiodi, ai tessuti, qualsiasi prodotto fatto localmente. Ed è un enorme cambio di rotta rispetto alle politiche commerciali che hanno impoverito la nostra economia reale. Il governo ha promosso un provvedimento che permette di bruciare i rifiuti all'interno dei cementifici. Noi del Movimento 5 Stelle da sempre siamo contrari all'incenerimento, ad ogni forma di incenerimento, specialmente dei combustibili fossili. E da sempre ci battiamo per un'economia realmente circolare e per una gestione intelligente del ciclo dei rifiuti. Con questa scelta il governo si dimostra poco intelligente e di fatto sta trasformando i cementifici in nuovi inceneritori. Ciliegina sulla torta? Per capire veramente i livelli di emissioni ci dovremmo affidare soltanto alle dichiarazioni delle società di gestione. Siamo di fronte all'ennesimo conflitto di interesse a scapito della salute dei cittadini.
Per evitarlo, il Movimento 5 Stelle in Europa ha presentato un'interrogazione alla Commissione Europea e deciso di intraprendere una nuova battaglia per fare luce su questa vicenda. Anche voi potete attivarvi, potete andare nel sito www.associazionearianova.it. E devi arrivare a 96 miliardi di euro. Tu stai prendendo in giro gli italiani. Il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle costa 14,9 miliardi di euro. Non lo diciamo noi, lo dice l'Istat. A quei 14,9 miliardi di euro...